Allo stadio Curro il Lavello cerca di invertire il trend dei risultati negativi, anche se l'avversario non è dei più comodi. Infatti il Fasano nel 2022 non ha ancora perso. Al sesto minuto si capisce subito l'andazzo della partita. Palla persa dal Lavello, i padroni di casa provano subito ad approfittarne. Lancio in profondità per Sousa, che calcia col sinistro ma Chironi mette in angolo. Al dodicesimo lo stesso Sousa prova a trasformarsi in assist man. Mette in mezzo per Forbes con il suo tiro che viene deviato dal braccio di Ornaida, ma l'arbitro lascia correre. Il Fasano non molla e continua a premere. Lo salvi e appoggia Sousa che davanti alla porta sciupa malamente. Pochi minuti dopo Capomaggio serve Corvino che prova a piazzarla dal limite. Alla mezz'ora sembra Corvino prova a sbloccarla con un gol d'autore. Stop a seguire, tiro verso la porta di Chironi che si distende e para. Al 42esimo il Lavello si affaccia all'area avversaria con Tapia, che si accende il calcio, ma Giga si fa trovare pronto e manda in corner. È solo questione di attimi perché poco dopo il Fasano ritorna ad assediare gli ospiti e sfiora il vantaggio con un colpo di testa di Forbes. Poi Corvino, dopo aver completato la combinazione con lo Salvio, lascia a Capomaggio che prova il tiro. Palla che resta in aria dopo la deviazione, allora l'argentino si avventa sul campanile e permette così ai suoi di finire il primo tempo con il tanto desiderato vantaggio. Nel secondo tempo la musica non cambia. Grande azione di Lo Salvio che resiste alla carica. Entra in aria e scarica il sinistro fissando il punteggio sul 2-0. Al 56esimo Corvino si mette in proprio. Poi allarga per Sousa che non riesce ad indirizzare la sua conclusione. Un minuto dopo Camara, dopo una mischia in aria, sfiora la traversa. Il monologo dei biancazzurri continua con Forbes che ci prova dal limite. Poi Sousa arriva in aria, non completa l'1-2 con Forbes. A rimorchio c'è Bernardini, Mornaida salva sulla linea. Infine Richella, appena entrato, va a prendersi il pallone e tira, ma Chironi ci arriva. Finisce 2-0 per il Fasano che procede spedito in zona playoff, mentre il Lavello scende al decimo posto.